Noi diciamo no nel metodo, quindi nella fiducia, perché noi riteniamo che sui temi etici sia paradossale, tra l'altro su una legge di iniziativa parlamentare, il governo si arroga il diritto di porre la fiducia unicamente perché, malgrado abbia più di 100 parlamentari a maggioranza e quindi a favore di questo governo, era chiaro che Renzi non aveva voglia né di perdere tempo perché utilizza questa legge come gli 80 euro come una marchetta elettorale, e dall'altro perché aveva paura che la sua stessa maggioranza non votasse il testo che Renzi voleva, perché sappiamo bene che all'interno del Partito Democratico ci sono varie posizioni. Quindi ancora una volta Renzi, l'uomo solo al comando, impone al proprio partito di diventare uno zerbino e quindi di accettare la fiducia su una legge di iniziativa parlamentare. Diremo no anche nei contenuti, perché secondo noi il matrimonio è uno e uno solo, così come sancito dalla nostra Costituzione. Non c'entra nulla il tema del credo religioso, dove lì ognuno ovviamente porta la propria esperienza e le proprie convinzioni. Secondo noi questa legge è incostituzionale perché scavalca ciò che è scritto nella carta fondamentale che regola il nostro sistema giuridico. Diciamo no perché siamo assolutamente contrari all'equiparazione del matrimonio tra omosessuali e il matrimonio tradizionale fondato appunto sull'unione tra un uomo e una donna. Diciamo no perché siamo contrari alle adozioni dei bambini, non è vero, ci sono. Voi siete stati tanto abili da dire che non c'è più la stepchild adoption, non è vero, perché nel momento in cui si equipara totalmente quest'unione al matrimonio automaticamente ci saranno le adozioni, che verranno decise da un giudice. Quindi ancora una volta si decide di affidare ad un terzo questa possibilità. Diciamo no perché questa legge non vieta in modo preciso e sistematico anche l'orribile pratica dell'utero in affitto, e secondo noi il corpo delle donne non può essere mercificato.